Grazie. Allora, innanzitutto grazie per l'invito e vi do una chicca, avete in anteprima i risultati di questo studio. Sì, perché ho finito un'elaborazione, una prima elaborazione proprio domenica mattina, quindi siete veramente in anteprima. Ho avuto il piacere di condurre questo studio, detto appunto dal nome No Leave Days con l'Enea, e soprattutto perché mi incuriosiva capire se effettivamente utilizzare l'ascensore potesse essere un qualche cosa di realmente efficace nel sortire effetti benefici sulla salute dell'individuo. E innanzitutto, comunemente si dice che muoversi faccia bene, chiunque di voi parli col problema medico di base o con Sinclari si sarà sentito dire fai un po' di moto in più, fai un po' di moto, vedrai che il dolore alla schiena ti passerà, eccetera eccetera. E in realtà a questo diciamo così pedestrismo, perdonatemi il neologismo, c'è fior fior di letteratura scientifica che stabilisce che effettivamente fare attività fisica e soprattutto in maniera strutturata ha effetti benefici da un punto di vista di prevenzione, quindi agisce sulla fisiopatologia e quindi proprio per queste capacità dell'esercizio fisico può essere assimilato l'esercizio fisico stesso ad un farmaco, ad una terapia farmacologica, quindi la stessa stregua di qualsiasi farmaco voi prendiate sul bugiardino troverete modalità di somministrazione, tempistica, eccetera eccetera. Lo stesso valga per l'esercizio fisico, tant'è che negli Stati Uniti c'è un movimento che si chiama Exercise Medicine. Qui in Italia c'è chi è a favore e chi è contro, però l'importante è che si rafforzi l'idea che muoversi sia salutare. Qui vi riporto dei box plot dell'efficacia, del evidence based efficacy dell'esercizio fisico su patologie quali l'insulino resistenza, il diabete di tipo secondo e l'obesità. Come vedete l'esercizio fisico ha effetto benefico sulla patogenesi, sui sintomi, sulla capacità di esercizio, sulla forza muscolare e sulla qualità della vita. Questo vale ulteriormente per l'ipertensione, per la patologia coronarica e per la patologia cronica cardiovascolare. Però, come dicevo prima, quanto esercizio bisognerebbe fare? In che maniera? Allora, questa è un po' un'esemplificazione, no? Come la piramide alimentare, mangiate fondamentalmente carboidrati, poi proteine, poi grassi, beh. Ecco, qui è la stessa cosa. Avete l'attività, diciamo, il leisure time, dicono gli anglosassoni, no? Quella di intensità lieve e moderata, ecco, qualcosa che molti colleghi fanno fatica a recepire, cioè quantificare effettivamente quanto esercizio, quanto moto deve fare una persona per avere un tornaconto, cioè per avere il benessere fisico. Come vedete, alla base della piramide c'è un'attività lieve, moderata, che può essere effettivamente condotta per senza particolare fatica per 30 minuti continuativi in una giornata, e questo se fosse 7 giorni su 7 sarebbe l'ideale, l'auspicabile. Poi più cresce l'intensità dell'esercizio, no? Al crescere della piramide, minore saranno le volte a settimana che si condurranno queste tipologie di esercizio fisico. Quindi il fatto che si sappiano tutte queste cose però non fa sì che le persone si convincano a fare attività fisica, un po' come i warning che ci sono sui pacchetti di sigarette, che per quanto brutti e quanto veritieri comunque non convincono i fumatori a smettere, ai noi. E lo stesso valga per purtroppo l'attività fisica, infatti i tre quarti della popolazione mondiale continua a non fare sufficientemente attività fisica. E questo è vero anche in Italia, dove
Un italiano su cinque dichiara di praticare attività sportiva con continuità e un terzo della popolazione è assolutamente sedentaria. Allora, di fronte a tutto questo è evidente che bisogna fare qualche cosa per aumentare il livello di attività fisica della popolazione generale. Però, d'altro canto, è anche vero che bisogna combattere non soltanto con la chiamiamola pigrizia delle persone, perché tante volte si vorrebbe ma non si ha tempo perché presi dal vortice delle attività quotidiane di altro genere. Bisognerebbe imparare a prestare un po' più di cura a se stessi. E quindi è difficile coinvolgere le persone in programmi di attività fisica strutturata. E allora, il fatto che sia così difficile convincere le persone a prendere parte a gruppi di attività fisica che facciano un determinato tipo di attività, a queste difficoltà un po' viene incontro le ultime osservazioni in merito all'attività fisica. Perché? Che cosa è stato osservato? Che in realtà non è indispensabile effettuare attività fisica in maniera continuativa per avere degli effetti benefici, ma si è visto che anche, ad esempio, una seduta di allenamento che generalmente dovrebbe durare dai 40 ai 50 minuti, se frazionata durante l'intera giornata in piccole pause, in piccoli periodi di 10 minuti, ha un effetto cumulativo pari, quasi pari a quello della seduta di allenamento che avviene in maniera continuativa. Questo per quel che riguarda l'attività sia di tipo aerobico che quella rivolta all'incremento della forza muscolare. Quindi, in base sulla scia, sulla scorta di questo, cioè della possibilità di frazionare l'attività fisica, è ulteriormente opportuno spronare le persone a incrementare l'attività fisica in maniera quotidiana e tutte le volte che si può. In realtà fare una rampa di scale al giorno, ovviamente una noce nel sacco non suona, si dice dalle mie parti, ma tante rampe di scale accumulate durante una giornata lavorativa può avere degli effetti. Infatti, una revisione della letteratura fatta su ART, che è uno dei giornali più prestigiosi di cardiologia, l'autore riferiva che consumare l'equivalente calorico di 7 minuti di salita a scale riduce il rischio cardiovascolare a 10 anni del 62%, che è un numerone. Quindi, a fronte di questo, ha detto, vediamo che cosa succede realmente nella campagna No Lift Days. E allora, visto che anche in letteratura è riportato che fare delle scale in maniera continuativa e per n volte al giorno per durata X migliorava la fitness cardiovascolare, migliora il profilo lipidico, quindi riducendo i livelli di colesterolemia, riducendo la percentuale di massa grassa, quindi migliorando il profilo dell'antropometrico della persona, e poi sembrava migliorare la forza muscolare degli arti inferiori. Vi dico la verità, io mi aspettavo soltanto di osservare un miglioramento della forza muscolare degli arti inferiori. Fra un po' vi faccio vedere che sono rimasta sorpresa anch'io. Allora, lo scopo dello studio è stato valutare il costo energetico della sia della salita o voltata anche la discesa, che però oggi non vi farò vedere perché i dati sono ancora in corso di elaborazione. E quindi oggi vi farò vedere i dati relativi alla ascesa a scale. E dunque, sono stati coinvolti fra i dipendenti dell'Enea persone di ambo i sessi dai 35 ai 65 anni di età. E quindi si è voluto stabilire se effettivamente l'utilizzo quotidiano esclusivo al lavoro delle scale potesse essere realmente un esercizio allenante.
Allora, i parametri, noi siamo stati quantitativi, non qualitativi, abbiamo misurato, quindi parametri cardiovascolari, quindi la frequenza cardiaca, la pressione arteriosa, sia di base che al picco dello sforzo, cioè intendo appena dopo fatte le 6 rampe di scale, perché durante era un po' difficoltoso, ma appena arrivati in cima o arrivati alla fine si misurava nuovamente la pressione arteriosa. E poi durante sia l'ascesa che la discesa veniva misurato ventilazione, consumo d'ossigeno, anidride carbonica e poi i parametri da questi derivati in un'elaborazione offline. Adesso vi faccio vedere il metabolimetro che abbiamo utilizzato. E poi abbiamo valutato la forza segmentale, quindi degli arti inferiori, sia attraverso l'MVC, che è la massima contrazione volontaria, sia attraverso un altro test di tipo dinamico. E poi è stata valutata anche la composizione corporea attraverso la plicometria. Allora, in realtà abbiamo reclutato soltanto, fra virgolette, soltanto 40 persone come gruppo totale, dopodiché abbiamo randomizzato 20 nel gruppo di studio e 20 nel gruppo di controllo. Quindi i partecipanti al gruppo di studio, esclusivo utilizzo delle scale, i partecipanti al gruppo di controllo, esclusivo utilizzo dell'ascensore. Poi ho saputo appunto anche che tutti quanti gli altri si sono dati alle scale il più possibile, però i 40 partecipanti, devo dire, sono stati molto, molto attenti, molto ligi, e chi doveva prendere le scale le ha prese, chi l'ascensore, anche se a malavoglia, ma l'ascensore. Allora, per quanto tempo hanno fatto quest'uso esclusivo dell'uno o dell'altro? Per 12 settimane. Ovviamente è stato chiesto loro di non cambiare né il regime nutrizionale né quello di attività fisica, del tipo se dovevano iscriversi in palestra ho chiesto di non farlo, se dovevano iniziare in piscina, insomma di continuare per quei 3 mesi a essere così come erano stati valutati alla prima volta. Allora, in pratica le valutazioni sono state una visita clinica generale nell'ambulatorio lì della sede Enea, ospite qui, e appunto la visita clinica generale, poi c'era anche la plicometria, come vedete, e poi in pratica questo è il metabolimetro, che è quello, è lo strumento portatile che ci consente di valutare appunto respiro per respiro, la ventilazione minuto, il consumo d'ossigeno, la produzione di anidride carbonica, che sono i parametri di base attraverso i quali dopo si può fare tutta l'elaborazione. Questi sono i parametri base, dopo da questi si deriva appunto il consumo energetico e quindi il dispendio energetico per una data attività motoria. Quindi questi soggetti, questi partecipanti hanno salito le scale, quindi questi 6 piani, come vi ho detto prima veniva presa la pressione arteriosa al riposo, questo è il bracciale dello sfigmomanometro. E fra salita e discesa ovviamente c'era un congruo tempo perché ritornassero tutti i parametri ai valori di base, dopodiché si faceva o la salita o la discesa a seconda di quello che avevamo già fatto. Quindi questo vedete è l'unità portatile, dove non si vede, ma sopra c'è un piccolo display che consente di vedere come vanno i parametri. In realtà si può anche fare in telemetria con un computer, ma siccome sia io che l'altro collega dovevamo uno seguire la persona che faceva le scale, c'era un po' difficile, per cui ci accontentavamo del display che c'era qui. Quindi qui, come vedete, alla fine della salita c'era di nuovo la rilevazione della pressione arteriosa. Qui non si legge bene forse dal posto, ma è il piano sesto, per stabilire, guardate che siamo arrivati fino in fondo. Queste invece sono le misure di forza degli arti inferiori che cui vi accennavo. Questa è uno strumento, un dinamometro isometrico. In realtà c'è una cella di carico dietro le gambe di questa signora. In pratica è una contrazione per cui non c'è accorciamento del muscolo. L'isometrica è quella per cui tu spingi contro qualcosa e non si sposterà mai.
ed è un parametro che è comunemente utilizzato in medicina per quantificare appunto la capacità di forza in dinamica, in isometrica, cioè da fermi. Questo invece è un test, non mi sono azzardata a mettere video perché come al solito non sarebbe partito, quindi vedete prima la signora seduta, poi si alza, questo si chiama repeated chest stand, che vuol dire che ci si alza 5 volte dalla sedia e il tempo che, cioè il parametro preso in considerazione è il tempo, quindi più rapidamente che si può ci si deve sedere ed alzare, ed è un indice della forza esplosiva degli arti inferiori sempre ovviamente. Allora, i risultati, questo è stato il campione, come vedete, e come in ogni studio qualche drop out c'è stato intorno al 20%, quindi alla fine abbiamo avuto nel gruppo di studio 16 persone e 15 in quello di controllo. Come vedete le donne sono la netta maggioranza, ma probabilmente perché proprio in tutta la popolazione lavorativa dell'Enea la maggioranza è femminile, quindi non perché gli uomini o abbiamo fatto discriminazione noi, sono di meno gli uomini. Sarebbe interessante capire se questo rapporto si mantenga effettivamente su tutta la popolazione lavorativa della sede dell'Enea. Quindi, come vedete, in realtà sono dei gruppi praticamente omogenei, per età, peso, altezza, body mass index, quindi manco a dire, sai, erano diversi, quindi cominciamo da qui, uguali come popolazione. La prima sorpresa, la pressione arteriosa basale. A sinistra, vedete, in verde è riportato il gruppo di studio, in arancio il gruppo di controllo, e sarà sempre così, così vi ricordate che i verdi sono chi ha partecipato facendo le scale. Allora, la prima sorpresa è quella che c'è stata una riduzione della pressione diastolica significativa al riposo. Vi dico perché mi sorprendo, perché generalmente se un effetto c'è sulla pressione arteriosa a riposo, in genere è su quella sistolica. E quindi c'è stata una riduzione, ma non statisticamente significativa. Quello che mi ha sorpreso è che invece la diastolica lo fosse. Altra sorpresa, al gruppo di controllo non abbiamo avuto significatività statistica, ovviamente, qui me l'aspettavo ed è così. Per la pressione arteriosa invece al picco, quindi dopo che si sono fatti 6 piani di scale, vedete come sia la diastolica che la sistolica ha ridotto i propri valori di picco in maniera significativa. Questo è il costo energetico della ascesa nel gruppo di studio e nel gruppo di controllo. In realtà qui vedete che c'è un trend in diminuzione anche nel gruppo di controllo, ma vi dico anche che c'è sempre qualcuno che ha un valore un po' strano, che non è proprio un outlier e che quindi non puoi mettere via, ma è che ti fa abbassare le cose. Tuttavia, il fatto che invece il gruppo di studio sia significativo è indice del fatto che tutti hanno avuto un trend di decremento del costo energetico dell'ascesa. Questo è in realtà figlio di che cosa? Il costo energetico dell'ascesa altro non è che il rapporto fra quanto ossigeno hanno consumato e quanto sono stati veloci nel fare le scale. Quindi questo rapporto e quindi questo miglioramento del costo energetico dell'ascesa è stato frutto di un incremento della velocità dell'ascesa delle scale, soprattutto perché non ve li ho presentati, ma i dati di consumo d'ossigeno di ascesa in entrambi i gruppi sono stati sovrapponibili, non sono variati tanto. L'unica cosa che nel gruppo di studio è variata di più è stata la velocità. Quindi in pratica hanno fatto lo stesso task motorio con una maggiore velocità, ma consumando la stessa cosa. Quindi hanno efficientato la loro ascesa delle scale. Anche per quanto riguarda gli altri parametri fisiologici, ventilazione, frequenza cardiaca, non ci sono state variazioni, infatti non ve le ho presentati per questo.
Allora, l'unico dato qualitativo che però poi si è tradotto in quantitativo è stata la percezione della fatica. Per stabilire quanto effettivamente si percepisca fatica in un task motorio esistono in realtà due scale di Borg. Noi abbiamo utilizzato quella 620 che in pratica chiede quanta fatica hai percepito nel fare i 6 piani di scale, ad esempio. 6, nessuno sforzo, 20 il massimo sforzo possibile immaginabile. Vedete come anche nella percezione della fatica il gruppo di studio ha ridotto la percezione della fatica alla seconda valutazione in maniera significativa, mentre addirittura il gruppo di controllo ha sentito più fatica che alla prima visita. Per quel che riguarda i test, chiamiamoli funzionali, di Repeated Chase 10 e MQC, vedete che anche qui la forza esplosiva è migliorata, perché il tempo impiegato per fare 5 ripetizioni di sedute alzata si è ridotto significativamente nel gruppo di studio, mentre diciamo che è rimasto invariato nel gruppo di controllo. E così la forza, vedete come per entrambi gli arti, sia il destro che il sinistro, nel gruppo di studio la forza espressa è stata maggiore alla seconda valutazione rispetto alla prima, mentre nel gruppo di controllo è rimasta pressoché invariata. La composizione corporea, che credevo che effettivamente tre mesi potessero non essere sufficienti a migliorare la composizione corporea, ma invece è stato osservato un miglioramento della percentuale di massa grassa di queste persone, quindi c'è stata una riduzione. Considerate che stiamo parlando di persone sane comunque e che stanno in un ambito di percentuale di massa grassa, non dico ottimale, ma quasi, siamo intorno al 23%, che per l'età è un buon livello. Quindi, però, nonostante ciò c'è stato un miglioramento significativo. Quindi, concludendo, che cosa ci hanno detto i risultati di questo studio? Che il profilo pressorio è migliorato dopo 3 mesi di utilizzo scale, che il costo energetico della salita delle scale si è ridotto, quindi si è efficientato, la velocità di ascesa delle scale è aumentata, la percezione della fatica nel fare salire di scale si è ridotta, hanno incrementato la forza muscolare degli arti inferiori ed hanno migliorato la composizione corporea. Capirete bene che tutte queste variabili migliorate mi hanno lasciato ovviamente sorpresa, perché non mi aspettavo realmente un tale effetto benefico dell'utilizzo delle scale nel solo ambiente di lavoro. Io ho finito, se ci sono domande sono a disposizione. Scusi, una domanda, il dispendio energetico è maggiore in una persona in sovrappeso rispetto a una, diciamo, magra, oppure no? Ma a parità di attività fisica. A parità di attività? La raffresca, chi consuma più calorie? Allora, fa più fatica, no? Una persona. No, semplicemente, allora, non è che fa più fatica, costa uguale ad entrambi. Ah, quindi lo stesso. In realtà, allora, se prendiamo il consumo d'ossigeno in valori assoluti, chi pesa di più consuma di più, ma generalmente viene scalato per il peso corporeo, quindi se mettiamo, lei pesa 70 kg e consuma un litro d'ossigeno, no? E io magari ne peso 50, magari, okay. E consumo un litro d'ossigeno, io ho consumato molto più di lei. In termini rapportato al peso corporeo, e in genere si ragiona non in termini assoluti, quindi un litro d'ossigeno, ma altrimenti non potremmo confrontare le persone. Certo. Okay, sicuramente è un ottimo allenamento. Sicuramente è stato allenante e sicuramente ha avuto dei benefici inaspettati. Cioè, non pensavo che potesse realmente essere così efficace. Sì. Ho cominciato un po' scettica, però la curiosità poi alla fine è stata premiata. Ho visto che appunto in America ci sono, insomma, queste campagne che sono utilizzate anche contro l'obesità, no? Anche l'alimentazione.
assolutamente un'attività. Beh, in realtà l'attività fisica dovrebbe essere. Ma in realtà il fatto che nelle nostre scuole si insegni educazione fisica, ai miei tempi si chiamava così, adesso la motoria, non so più cos'altro. Quello non è che dovesse servire soltanto a dire ah, abbiamo una buca perché c'è educazione fisica. Quello dovrebbe insegnare alle persone a dedicarsi un'ora, due ore a settimana per fare qualche cosa di ludico motorio, cioè qualcosa che ci si faccia divertire e faccia stare meglio il corpo. Perché ovviamente io non ho curato gli aspetti sociali e gli aspetti emotivi, psicologici di questa... di questo studio, però sono sicura che da un punto di vista anche emotivo e psicologico i benefici probabilmente si sarebbero sentiti. Infatti mi dispiace di non avere dati in questo senso, però purtroppo già questa è stata una mole di dati che vi assicuro ancora l'Enea stiamo aspettando quando è che ce li viene a presentare, perciò vi ho detto li avete in anteprima perché ho finito domenica mattina l'elaborazione dati di questa roba. La ringraziamo allora. Proseguiamo con le domande se ci sono. Che volevate dire qualcosa? Ho sentito una cosa. Sapere solamente una cosa. Una cosa. Sì. Nel gruppo di controllo, quando lei ha detto che la percezione della fatica si era ridotta, cioè che significa che... No. Allora, nel gruppo di studio si è ridotta la percezione della fatica. E invece nel controllo... Nel gruppo di controllo hanno sentito più affaticamento, si sono stancati di più. E perché? Non sono l'ascensore, però? No, sì, perché, allora, perché in entrambi i gruppi erano misti, no? Sedentari o similari e persone attive. Allora, le persone attive comunque hanno risentito, comunque è stata una sorta di detraining, no? Quello di fare le scale, peraltro, era un esercizio particolare, tant'è che in medicina dello sport viene utilizzato, no, per fare l'identità agonistica. Perché? Perché è un tipo di esercizio che è peraltro proaritmogeno, quindi è un esercizio a sé, non è come fare la silhouette, è diverso. Peraltro, se lei ci pensa, ogni gradino lei solleva il suo peso corporeo, tutto, 60 kg, sta sollevando con una gamba 60 kg, lo faccia per le scale consecutive e guardi che effetto allenante ci ha avuto sulla forza degli arti inferiori. Quindi in realtà non è banale. Infatti anche in palestra tanti hanno la passione per lo step. Esatto. Esatto. Quello è il suo perché mi sono impigliata nella... ecco. Quindi... non ci sono molte indicazioni, diciamo, a livello fisico, se qualcuno ha partito la regione della schiena, fare le scale, diciamo. Posso fare tranquillamente. Allora, in genere chi ha dolori alle ginocchia, in salita o in discesa, sciatologia, in realtà sulla cuzie non si fa nessun esercizio fisico, tranne la bicicletta, la cicletta da camera, no? Quella in giro che ci si beccano per le... Però se uno vuole mantenere il tono muscolare e ha mal di schiena, fa la cicletta e lo tiene. Magari con problemi al menisco. Può fare l'arm cranking. Però le scale. Le scale no, ovviamente. Nemmeno la discesa. A volte qualcuno... Sapete che c'è, ovviamente, l'attività fisica, c'è peraltro nel mondo l'attività fisica adattata, che ha... almeno due società scientifiche internazionali, una europea e una proprio mondiale, e si chiama appunto Adapted Physical Activity Society, che siano European o International, e si occupano proprio di adattare l'attività fisica, l'esercizio, alle varie necessità. Noi ad esempio la Fondazione Santa Lucia abbiamo il basket in carrozzina per grandi, per piccini, abbiamo il nuoto per disabili, tennis tavolo, scherma. Perché? Perché anche persone che possono avere una qualsiasi disabilità, vuoi che sia un amputato d'arto inferiore, vuoi che sia un paraplegico o un mielo leso da infortunio stradale o quel che sia, ha comunque delle potenzialità residue che possono e devono essere stimolate, curate,
Per carità, abbiamo avuto a Pechino l'oro per la scheda, ma appunto era uno dei nostri atleti. E comunque la persona, per quanto possa avere delle disabilità piccine o grandi, non deve essere messa al cantuccio come si faceva 100 anni fa. Cioè, voglio dire, il tutto è cominciato dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando Gutmann ha pensato che i reduci di guerra in Inghilterra non dovessero essere messi lì sulle carrozzine e lasciati lì. E da lì è cominciato tutto lo sport paralimpico. E a Roma abbiamo avuto le prime Paralimpiadi, quelle del 60. Cioè, siamo stati i primi al mondo a valorizzare, no, anche lo sport per disabili. Quindi, o diversamente abili, come amano ancora di più i miei colleghi, che a quelli sono particolarmente dedicato, però vi assicuro che chiunque, non abbiamo grosse scusanti, chiunque può e deve fare attività fisica. Peraltro, mantenendo uno stato di salute ideale, si pesa molto meno sul sistema sanitario nazionale come costi diretti, come costi indiretti, che ne so, la signora che non guida ha bisogno del nipote, del figliolo che prende un giorno di ferie per accompagnare. Quelli sono costi indiretti sulla sanità. Quindi, e spesso non si parla di tutto questo, però il fatto che exercise is medicine, per me è vero, contrariamente a quello che pensano molti colleghi della facoltà di scienze motorie. Che nonostante siano facoltà di scienze motorie, dicono che no, lo sport non deve essere medicalizzato, ma secondo me ogni cosa ha il proprio senso. Dove c'è bisogno di medicalizzazione, ben venga, dove non ce n'è bisogno, va avanti così. Questo è.